Salve. Ciao. Siamo qui riuniti perché questa coppia che sembra così docile, non si sa per quale motivo quando appare sul mio canale, è pronta a sfidarsi, a competere per la gloria. E la gloria è la cosa più importante. E oggi si tratta di questo. Come potete vedere dalla telecamera in alto, abbiamo dei quadrati. In questi quadrati entrano le proporzioni di un viso umano. Chi disegnerà meglio, quindi un viso umano, oggi porterà a casa la vittoria. Aha. E qual è il premio? E il premio sarà scrivere sul mio cappello quello che il vincitore vorrà. Io dovrò tenerlo per i prossimi 5-6 video, insomma. Addirittura 5-6 video. Ovviamente. Io me la giocherei benissimo. Ovviamente sono escluse tutte quelle, quel tipo di contenuti che possono essere demonetizzabili. No, è vero. Qualcosa di simpatico, sì, tipo faccio gli squat sui salami. E la madama non ci sta una scritta del genere. Comunque, iniziamo con questa lezione di disegno avanzata. Eren Blaze, Lullabina. In post produzione metti tipo ieri ho sbagliato perché questo video è già stato registrato ma è saltata la luce e quindi abbiamo perso tutto. Il viso di fronte, la guancia non deve partire da qui, ma l'orecchio deve stare dentro. Ma sai, te lo volevo dire perché me ne sono scordato. Era venuto il faccione. Innanzitutto mi sono scordato di dividere questo a metà. No, cioè dovremmo farlo noi adesso. Eh sì, fate una riga. No, cioè, dai, meno 5 punti a tutte e due perché vi lamentate. Meno 7 a Karen perché dice che sono un poco professionale. Scusa, stai lì a fare tutte le cose. Quindi, eccetera, alla metà noi avremo gli occhi, okay? Ok? Ok. La cui dimensione equivale anche alla loro distanza. Attenzione, piccola chicca. Quindi se un mio occhio starà qui e qui all'incirca ce ne entra un altro, qui ci sarà l'altro. Oddio. Ha senso. Ha senso. Ok. Quindi. Ah, ricordo, Eren deve disegnare Karen. No, ti prego. No, è vero. No. E Karen deve disegnare Eren. Io non lo faccio. E io disegnerò me in versione anime. E io copierò te e basta. Anche perché vi somigliate un po', a parte la pelle. Portate tutte e due cappello. E per le mie abilità artistiche non saprei mai fare altri dettagli. Tolgo il cappello. Ma io non so fare le distanze. Io non so fare i capelli. Io non so fare niente, non hai capito? Visto? Molto sexy. No, io non ho visto. Faccio finta di non vedere, così nel mio immaginario c'è ancora il cappello. Mi spiace. Quindi, se voi a casa siete interessati a capire che cosa sono tutte queste divisioni in un quadrato, basta vedere il tutorial proporzioni del viso. Ma che come esiste. Si spamma? Come si? Si spamma. Il mio canale spammo quanto vuoi. Mi prendete a vedere quell'altro video. Comunque sia, alla divisione, prima divisione delle tre parti, quindi questa linea qua, ci sono le sopracciglia. Io faccio anche un sopracciglio alzato. Ti fatti... direi che... No, io sono capace solo di scoppiazzarti, mi dispiace. Quindi le sopracciglia più o meno fanno un arco così, no? Sì. Carini, tesoro, mi piacciono. Oh. L'altra volta erano troppo. Mi ricordo che state competendo, state lottando. Ma tanto io perdo, lo sai. Non mi prendere in giro, ti prego. Non io so come farlo. Io copio del tutto proprio. Beh, se si copia dai migliori si può solo migliorare. Dici? Mm-hmm. Stanno lavorando qui a fianco nel frattempo, come sempre. No, c'è il pubblico fuori, c'è che vuole entrare. Una folla incredibile che ci aspetta. Io ho già sbagliato un sacco, vabbè, questo ci avrà dei problemi. Allora, secondo me l'occhio richiede tanto tempo perché è la parte più. Io premetto, per capire le tempistiche, io sono stato su questi occhi circa 20 secondi complessivi, siamo a 7 minuti di registrazione, siamo appena agli occhi. Io nel frattempo allora vado avanti. Vai, 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 io ti raggiungo subito. L'orecchio quindi parte dalla metà del viso, strafico, sale fino alla prima divisione. E fino alla terza. Eccolo, guarda che bello. Vedi? Ieri ce l'avevi fatti fare fuori dal quadrato. Ieri non esiste più. Ieri non esiste più, ricordiamolo. Quindi l'orecchio. Ma deve prendere tutto questo. Perché qui, ricordo, c'è la base del naso. Ok? No, vengono due fette incredibili così. Il mio ha le orecchie a sventola e gli occhi strabici. Molto ludica come cosa. Ricordo che questa rispecchia l'immagine che avete l'uno dell'altro, eh? Ma io lui non si qui deve verrà prendere. Fuori come loro si vedono nella realtà distorta. Hai delle orecchie incredibili, mi spiace. Fa niente, è per questo che le nascondo, sai. Ah, tu stai proprio volando, hai già fatto tutto. Sì, voglio mettervi un po' di fretta. Ma mi è troppo strabico, non sai correre.
Scusami, uno non può avere dei problemi. Un ripassino per quelli a casa. Quindi un quadrato lo divido a metà e ho gli occhi, ok? Lo divido in tre parti e ho sopracciglia e base del naso. La parte sotto la divido in altre tre parti e ho bocca e fossetta del mento. Le orecchie sono grandi quanto dalle sopracciglia alla base del naso. Fino a qui ci siamo, ok? Okay. Mi sembra un ottimo lavoro. Karen un po' meno. Grazie. Oh, dai che si vince. No, però ammetto che... È questione di vincere o perdere, è questione di essere sfottuti nei commenti. Con hashtag Team Eren, hashtag Team Karen, hashtag Team Peo, perché sono giudice imparziale, a volte. Come a volte? Allora, questo 10 punti, vedi Karen? Questa qui? Quel triangolino lì. Vabbè, ma tu fai le cose uguali a ieri. Questo livello di fantasia sono 5 punti. Mi è caduto il tappo, credo, sei andato sotto. Meno 5 punti per la perdita del tappo. Adesso lo trovo. Cara, recupera intanto. Cosa altro devo fare? Non sono capace, sono allora, andiamo avanti con la mascella. Parto dall'orecchio, scendo. Appena arrivo alla seconda, quindi ultima divisione qua, inclino per cercare il mento, ok? Se volete fare anime deve essere rigorosamente triangolare, perché non esiste anime col mento non triangolare, no? Ah no. Oddio. Si vede. Ottimo. Che... Ottimo. Sì e no. Ottimo, guarda che bravi. A me piace il suo. Voglio fare a cambio con il suo. Ma davvero? Sì. Dico, questo è Eren. Sì, sicuro proprio, cioè non si vede. Questa cavolo, è guarda. Karen. Hai visto che come ho congiunto bene. Non a caso si copre sempre le orecchie con i capelli, perché... Non ho le orecchie così brutte, dai. Queste no, sono come le vede lui. Ah, aspetta, ci sono tutti gli orecchini anche, eh. Attenzione al dettaglio. Quanti qui ne ho quattro. No, non glielo devi dire, è una prova. Perché adesso? Con la scritta fronte sul cappello. Esatto. Fronte. Aspetta. Nel senso che fin lì arriva la fronte. L'attaccatura di capelliera qua. Esatto. Non voglio aiutarti, però, avendo già disegnato Eren, tu parti da qui e scendi col ciuffo, capito? Ma lui non porta il ciuffo. Ma guardalo, eccolo qui. Ma non cade lì in giù. Ti è diventato un soggetto. Ma io non li so fare queste cose. Metti il cappello se sei in difficoltà. Ma ancora il cappello, gli devo fare come ieri. Ieri non è successo nulla qui. Qua un po' di linea a caso, un po' di astrattismo per nascondere le carenze artistiche. Allora, rispetto al disegno che non è mai esistito di ieri, secondo me sei migliorato, dai, vediamo il disegno di ieri. Ieri però avevo le cipolle in testa. Ieri Eren ha fatto questo e ha fatto anche le cipolle. Vediamo. Intanto possiamo vedere il mio, quello di ieri, che Eren ha ritoccato questa mattina. Spiegare il background. Sì, spieghi, ti prego. Allora, questo è una versione di Peo cresciuto nei ghetti di Bogotà. Quindi potete notare il suo vissuto dalla cicatrice, questa è una macettata rovente in faccia, dal consumo del suo stesso prodotto e dalla scritta. Qual è il prodotto? Sali da bagno. E la scritta Guasted sotto l'occhio, per dire. Non sei professionale, non cioè, consumi il tuo stesso prodotto. La lacrima sotto l'occhio sinistro significa che è un piagnone. Che quando ti è arrivata la macettata di qua, una lacrima ogni volta che ammazzi qualcuno. In realtà sì. E questa è la mia vera storia, oggi raccontata per la prima volta pubblicamente. Through my life, tra non molto. Eccolo qua. Invece il ieri. Guarda, sembri un folletto qui. Ieri, Karen. Ci siamo, Karen? Vada. Iniziamo col profilo. Quando io vado su con la fronte qui, che è un po' più piatta, poi il cranio è incluso in tutto il quadrato, capito? No, io l'altro come ieri avevo fatto metà. Sì. Fammi vedere. Se ti immagini un cranio. Ah, fino a qui. Esatto, qui. Ah, avevo capito fino a qua. Sì, nel senso che se andiamo a vedere l'esempio di Eren di ieri, la testa fino a con un netto anticipo, no? Avevo qualche problema al cervello, è più piccolo del normale. Questo sarebbe il mio cranio e poi da qui scendo con la fronte. Ah, ok. Qui avrò il mio naso, labbra, mento, eccolo qui, una sagoma chiara. Poi una chicca in più, il collo va sempre un po' in avanti, noi non ce ne rendiamo conto. Forse qui è eccessivo, ma ok. Guardate, perfetto. Cioè, tu è andato un po' sopra qui. Ma è tipo, cioè... Io ho la testa così? Sì. Come si... Dovresti far finta di niente e dire no, ho sbagliato io. Occhio di profilo non è altro che il segno tipo del minore, no? Però vi ricordo, anche se voi non sapete niente, la parte inferiore è un po' più bassa, che la palpebra non è sempre aperta, no? Se io lo faccio così, proprio aperto, vuol dire che ho l'occhio spalancato. Sì. Ok, quindi vado a fare il mio occhietto. Ovviamente qui un po' anime kawaii, per
perché abbiamo deciso di seguire quello stile. Sono felice che mi sono venuti a trovare da Milano, Eren e Karen. Quattro ore di macchina, tipo. Lo sta dicendo come se già se ne fosse pentita. Quattro ore di macchina. Esatto. Quattro ore di macchina fino a qua, mai più. Già io ho fatto un occhio che non ha senso. Che perfetto, carino. Perfetto. Avete un minuto per finire. Oh mio Dio. Vai, dai, subito di pennarello allora. Il tuo naso c'ha un che di proprio strano. 50 secondi. 35 secondi. Cos? 3, 2, 1. Ah. A posto le posate, i mestoli, o come dicono su... No, non ho si vede troppo la struttura del cranio sotto. Ah, prima di tutto vediamo il me stesso. Questo è il lavoro che abbiamo fatto ieri e oggi. A me stesso, 10. Vabbè. Basta. E allora? Quello di ieri, corretto? Vediamo quelli di Karen. No, ti prego, non mi prendere in giro. Tipo, questo sembra un super folletto. Questo... Però beh, gli occhi fatti bene. Cioè. Vero, questo c'ha gli occhi strabici. Questo è quello di ieri. Quanto la fronte di... Quindi, se vediamo il profilo di ieri. Oddio. Profilo di ieri con il profilo di oggi c'è stato un netto miglioramento. Più o meno. Quindi io direi che per il profilo possiamo dare un 7. Sì. Ok. Per il fronte. Madonna. C'è stato un miglioramento in alcuni casi, in altri no. Perché qui comunque sia sembrava un folletto, sì, grasso. Guarda, c'è anche l'orecchio a punta. Un folletto grasso. Però e aspetta, è venuto... È migliorato, ma gli occhi sono... Aspetta, qua sembra grasso. 7. Quindi facendolo meglio, ovviamente, è complessivamente 7. Ok? Prendiamo Eren. Mi sento già simile... Allora... C'ho dei problemi. Allora... Se avessi valutato solo questo qui, ovviamente, qui saremmo... Non so se avremmo raggiunto la sufficienza. Questo qua non vale, dai. Però diciamo che qui... Però i capelli ammetti che sono bellissimi, guarda. Qui... Le cipolle proprio... Abbiamo appena raggiunto la sufficienza grazie alle cipolle. Andando a vedere quello di oggi... In realtà... So che è migliorato la proporzione del cranio. Se lo guardi bene, questa forma sembra proprio un sedere. Cioè, se tipo coincidenza. E da qui si capisce che, cioè, scusa, che tipo di posso, uomo. Posso peggiorarlo? Tu, allora, tu fotografa questa immagine nella tua mente. Se tu guardi, no? Questa potrebbe essere una chiappa. Ah, ok. Questa è un'altra chiappa. Ah. Poi se tu fai così. Oh mio Dio! Rovini il tuo stesso disegno! Sono delle cosce pelose, no? Quindi, pelose. È un... Ma solo una chiappa, quindi è pelosa? È una persona che si è tatuata la tua faccia sull'intera. Sull'intero schermo. Oh mio Dio! L'idea è molto originale. Così originale che io mi sbilancerei con un 8. Vabbè, scusa. Vediamo, allora, il fronte di ieri era buono, nonostante il mio errore del quadrato, comunque sia. C'erano le cipolle. C'era questo il dentino, dare, questo c'era il dentino, questo era tranquillamente da 7. Però anche di malefico quello sguardo. In quello di oggi. Quello di oggi è diverso, ma non è che è così male, è diverso. Quindi io darei a questo complessivamente 6. Oddio, no, quindi la media. La media è 7. Quindi come si fa? Quindi qui abbiamo. Aspetta, scriviamo una frase insieme. 7 e 7 non va bene. Il primo che indovina cosa sto disegnando vince. Aspetta, ricade in qualche categoria? No, non dico niente. No, vabbè, così. Pronti? Vai. 3, 2, 1, via. Un cerchio. Attenzione. Oddio, che cos'è? Ah, io lo so. Non è possibile, cara. Ah, non è possibile. Dai, dillo. No, allora non lo no, dico. Potete dirlo. No, mi hai detto sparare, che non è possibile. Potete sparare. È un Pichu. Sì, è un Pichu. Eren, porta a casa la vittoria. Continua, lo voglio vederlo finito. No, sembra stile Tim Burton, sai che ha gli occhi un po' strani. Con la bava. E la Madonna, è sotto acidi. Esatto, un Ekans è stato acido. Guardate quanti bei disegni che abbiamo fatto. Beh, allora, belli un po' rulone, belli. Però. Allora, ecco qua. Cappello. Aspetta, io lo devo rubare. E lettere. Ma mi serve il cappello? No, lasciamelo. Ok, ho un'idea, ma ho le lettere doppie. E tu non commentare. No, non commento, sono curiosa di vedere. Vabbè, amore. Ferma lì, cosa vuoi? Cosa ti lamenti, su? Viva Eren Senpai. Tutto qui? Aspetta, aspetta. Ah, c'è proprio... Eccolo! Ma che carino.
Ok, oh, fatto. Viva Eren Senpai col cuoricino, attenzione. Però adesso questo è il mio. Beh, però è un po' scontato se lo porti tu quello. Sì, questo ragazzi ha modo gratuito per farsi pubblicità nel video degli altri. Complimenti a Eren, vincitore della puntata. Uffa, ma perdo sempre. Come sempre. Io. Distrugge Karen in modo violento, con rancore, rabbia. Ragazzi, dovete lasciare 5.094, non potevo fare numero tondo che non abbiamo gli zeri, like a questo video. E 94, mi raccomando. Giusto. Semplicemente ricordatevi che questo era Electric. Addio. Aspetta. No, aspetta. Tutto storto. Grande. Addio.